Sandra Milo Ciro. Era il lontano 1990 e la conduttrice della trasmissione televisiva L'amore è una cosa meravigliosa, Sandra Milo, fu vittima purtroppo di un tragico, o meglio, di un tristissimo scherzo telefonico. Infatti, cosa accadde? Vediamolo subito nel dettaglio. Ricevette una telefonata in studio. Prese ovviamente la linea una persona di genere femminile, una spettatrice, la quale informò la bella e brava e simpatica Sandra Milo che suo figlio, di nome Ciro, aveva subito un incidente e che era grave in ospedale. A quel punto la povera Sandra Milo si fece prendere ovviamente dalla paura più intensa, più forte, e quindi prima di abbandonare lo studio urlò in una maniera incredibile: Ciro, Ciro, Ciro! Urlò in una maniera veramente palese. Fu un momento piuttosto concitato, in cui per l'appunto la povera Sandra Milo riuscì a, per così dire, non essere contenta, ovviamente si per l'appunto crucciò, rimase molto scontenta, rimase molto, tra virgolette, scocciata, insomma, non fu una cosa molto divertente per la povera Sandra Milo, quello che purtroppo si verificò. In realtà si stava trattando semplicemente di uno scherzo di pessimo gusto, secondo la mia opinione. Alcuni sosterrebbero che quella telefonata sarebbe stata una bufala, insomma, tante sono le voci. Vi ringrazio per l'ascolto, ma anche per la visione del presente video. Ripeto, questa telefonata probabilmente, insieme a quella dei fratelli Capone di Tina e Mora del 98, possiamo considerarla come una delle telefonate più famose nel mondo della televisione e non solo. Grazie, un saluto, ripeto.